Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Bene ragazzi, sono tornata con un nuovo video di slime regalati dai fan. Se mi vedete con le mani ancora così è perché in realtà questi video li registro tutti in un giorno, cioè in un giorno ho registrato tipo 4 video, quindi ragazzi perdonatemi, ma su Instagram già avrete visto comunque le unghie fatte diversamente. E gli slime che oggi vado ad aprire con voi sono tutti questi qua. Allora, ecco qua, il primo slime che spero non si sia sciolto perché purtroppo per il caldo, lo sapete raga, potrebbe essere così. Arriviamo per questo video a 10.000 like, voglio vedere se siete attivi ragazzi, 10.000 like per questo video per fare un nuovo video di slime regalati ai fan o altri video suggeriti sempre da voi, mi raccomando. Allora, a proposito, inventiamo un altro termine insieme, per esempio io dico la life, inventiamo un altro termine insieme sotto in un commento per diciamo un aggettivo, no, per descrivere gli slime. Facciamo così. In più vi ricordo anche l'incontro che ci sarà con Corinne Mantineo il 29 luglio a Roma al centro commerciale Tiburtino delle ore 17 in poi, vi lascio la locandina. Iniziamo con questo primo slime. Questo slime c'è scritto indovina chi sono. Indovina chi sono. Allora, io avevo già capito chi eri tu anche senza leggere il nome sotto perché mi ricordo di te. Lo slime è di Antonio e questo ragazzo io me lo ricordo perché viene, non lo so se è venuto, no, è venuto a Salerno se non mi sbaglio. E questo qua è il suo slime. Madò, Antonio, oddio. Allora, profuma, ha un buon odore. E lui, io so che lui usa praticamente i miei stessi ingredienti, usa la scola o la GL, non lo so. Usa le palline, la crema, tutte, praticamente tutte le cose che uso io. Infatti lo slime è oh mio Dio. Oh my life, oh my life. Vediamo, da Gaia, fluffy crunchy, oddio cosa c'è scritto? A piccole, non lo so, se la mia vita mi saluti. Ah, piccole palline. No, questo slime potrebbe piacere tantissimo a Daniele. Oddio. Wow, ma questi slime sono veramente bellissimi, raga. Micro palline minuscole, è rosa tipo bubblegum, infatti sembra un bubblegum ed è elastico anche come quello. È anche molto lucido e stra mega morbido. Da Greta per Iole, mi saluti. Oh, mia dea. Allora, madò, ragazzi è bellissimo. Cioè ragazzi, guardate, è stupendo. Allora, è bronzo, però ha questi riflessi tipo perlati. Non è perlato. Vabbè raga, avete capito? Sono la life più assoluta ed è bellissimo, strascoppiettante. Da Anna e Samia. Ah, mi ricordo di voi. Ah no, oddio. Aiuto, c'è un po' di acquetta. Tranquilla, adesso vediamo di prendere lo slime, di maneggiarlo e di vedere se possiamo fare qualcosa. Allora, maneggiandolo lo slime è molto molto bello. Molto bello, è stramorbido, non so perché abbia fatto l'acquetta. Ditemi se vedete questo video. Allora, se vedete questo video, Anna e Samia, cosa avete messo all'interno dello slime, vi prego. Allora, quindi lo slime è così, all'interno ci sono i glitter che sono fucsia rosa con queste sì, questi altri glitter che sono argentati praticamente, che sono tipo super glitter mega. Comunque è bello, nonostante l'acquetta che c'era dentro. Qua per Yolanda da Giulia. Allora vediamo. Aiuto! Sono belle queste farfalline. Allora ci ho messo tipo le farfalline e i fiorellini dentro. Questo qua è di Giulia ed è uscito questo un colore un po' grigiastro. Questo qua da Maria, Maria mi ha fatto anche questo perché la stessa scrittura sì. Da Maria Vittoria per Yolanda Swiss. Oh, che carina. Apriamo. Oh my gloss. Ecco, oh my gloss. Quando uno slime è glossy possiamo dire oh my gloss. Oh mio Dio, allora, ti prego, Maria Vittoria, dimmi con che cosa l'hai fatto, perché sembra fatto con la Elmer's, quella Gluol. Oh my gloss. Allora, è stra morbido. Sì, sembra fatto con la Gluol. Secondo me lo hai fatto con
La giostra, bellissimo, complimenti. Questo color pesca, che è bellissimo. Sempre Maria Vittoria, te lo per piacere mi saluti. Sto aprendo il tuo slime. Vediamo, allora, dovrebbero essere due slime differenti. Spero non si siano sciolti. Allora, questo bollizzine è bellissimo. Oh mamma, guardatelo, oh my gloss anche di questo. Dentro ci sono dei glitter, penso rosa, sì, vedete, lascia un po' di glitter sul tavolino. Rosa e fucsia, stramorbido. Vediamo quest'altro che ho paura che si sia un po' scioltino, aiuto. Oddio, ma questo com'era? Perché si è mescolato al rosa, mannaggia, che peccato. Questo è bellissimo, ma l'hai fatto con la colla trasparente. Se li mescolassimo, va dai, mescoliamoli, vediamo un po'. Mescoliamo i due slime, forse l'ha fatto apposta? Non lo so, comunque li ho mescolati. E devo dire che, wow, guardate. Bellissimi, brava Maria Vittoria, sia quello lì di prima sia questo qua. Allora, poi ci sono questi due slime, allora, da Carmela, e questo qua, questo slime è diverso da quello di Carmela. Prova ad indovinare quale pasta schifido l'abbiamo aggiunto. Elisa, praticamente penso siano amiche perché hanno fatto praticamente uguale. Vediamo quello di Carmela, allora. Penso sia tipo un clay slime. Oh mio Dio! Un clay slime che è anche super sizzly. Elisa, sono molto. Oh no! Allora, aiuto! Ha perso un po' di acquetta. Vediamo se. Oh mio Dio, vediamo se riesco a recuperarlo. Forse hai aggiunto la pasta fluffy? Non lo so. Poi il prossimo è Giampaolo e Laura che mi hanno fatto un birthday cake. Oddio, allora, no, si è un po' sciolto. Oddio, adesso lo vado un attimo a riaddensare. Eccolo, riaddensato lo slime ed è stra iper mega bello. Mamma mia, questo sicuramente avete usato una colla stra bellissima. Che colla avete usato? Giampaolo e Laura? Vi prego, ditemelo perché è strabello. Anche le palline, è proprio top. Questo slime è proprio strabellissimo. Da Antonella, da Vibo Valencia. Oddio, vediamo ragazzi. Mamma mia, aspettate che questo ha fatto un po' di acquetta. Non capisco perché gli slime facciano l'acquetta. Di solito, quando gli slime fanno l'acquetta, è perché si addensano con il detersivo, raghi. Ragazzi, io sto rivalutando tantissimo gli slime con la Giotto. Sappiatelo, Giotto primo, che quelle con la sia. Li sto rivalutando tantissimo, sono davvero bellissimi. È morbidoso, a me gli slime così stanno piacendo veramente tantissimo. E sembrano quelli fatti con la Elmer's, cioè davvero. Ma compl cioè, raga, guardate, complimenti, vivissimi. Allora, questi sono due slime da Denise. Ciao Yolanda, questo è per te. Ho Denise, sono Denise e ho 12 anni. Vediamo. Dio, che bello! Ovviamente quando si devono mettere a fare i lavori, quando io faccio questi video, che bello. Comunque lo slime questo qua è stra mega iper bellissimo, super elastico e scoppiettante. Vediamo questo sempre di Denise. Oh, la glow, oh my gloss, la glossezza di questo slime. Oddio, hai usato sicuramente una colla strabella. Guardate che bellissimo verde scintillantoso. Hashtag scintillantoso. Bello, bello. Oh wow, cioè ragazzi, ma avete sentito quanto. Mamma mia ragazzi, ma sono la meravigliosità della vita questi slime Denise. Vediamo questo Putti Gigli da Ginevra. È vero, è un Putti Gigli. Ma ci sono anche le fruttine dentro. Ma è fichissimo. Però Ginevra, poi ha anche questo colore che non è proprio rosso rosso, è tipo un color corallo. Questo. Questi slime qua fanno anche le puzzette, io adoro quelli che fanno le puzzette. Vediamo, questo qua è da Greta. Anche questo è un Oh My Gloss. Guardate qua la glossezza di questo. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Cioè, allora, è un color pesca molto chiaro. È quasi un pesca gold. Non so, è perlato. Guarda che bellissimo. Da Giorgia Perriole, Slime Pearl fatto con la colla primo. Wow. Ok, questo qua si potrebbe andare a modificare leggermente, si è un po' indurito, forse è entrata un po' di aria all'interno della scatola, ma ovviamente non è colpa tua, ma del trasporto. Va bene. Poi,
Andiamo ad aprire questi due che sono super sigillati. Infatti, purtroppo a questo slime manca il nome. Non so dire di chi sia. Vediamo un pochettino. Ah, si è un po' indurito. Che peccato perché era strabellissimo. Oddio, era strabello. Allora, era di questo arancione stramega bello. Chi lo sa con che colla l'hai fatto? Non so neanche chi tu sia, mannaggia. Non riesco a capire. Molto bello. Yolanda, questo slime l'abbiamo fatto io e mia sorella. Però me lo sono conservato un pochino, così da poter condividere una cosa con te. Oh, che carina. Non so con che colla tu lo abbia fatto, ma è davvero super 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 carino. Poi l'ultimo slime è questo qua. Che carina la confezione. Ti voglio bene, Iole, da Letizia e Fabiana. Vediamo. Oddio, mamma, voi mi dovete dire come l'avete fatto. Bello, raga, guardate quanto è trasparente. Grazie mille a tutti per tutto quello che mi donate ogni giorno, che i commenti che mi fate, il tempo che dedicate a me guardando i miei video. Ogni volta che venite ai miei firmacopie, ogni volta che venite ad un mio incontro, mi portate un regalo e vi voglio veramente tanto tanto bene, raga. Grazie mille a tutti per aver visto questo video. Vi mando un bacione fortissimo, un abbraccio, vi ripeto ancora che vi voglio bene. Noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye bye!